cittadina, come formatrice, e quindi la cittadina esibita che ha voluto anche quest'anno sostenere il grido di richiesta di giustizia da parte delle Gente Rosse, essendo anche i nostri bambini del tutto le Gente Rosse. E sono venuti qua proprio per chiedere con forza giustizia su questa maledetta strage. Una richiesta che loro hanno voluto formulare solo attraverso la musica, perché l'orchestra Falcone Borsellino ha fatto strada e diventata anche una scuola di video orchestra che rappresenta molte persone, molte famiglie dei quartieri di Catania e anche di Siracusa e della provincia di Catania. Quindi hanno scritto questo copione che è intitolato Un Valzer per Paolo Borsellino. Attenzione, questa è la prima volta forse che dei bambini hanno cercheranno con questa rappresentazione di fare cosa? Forse l'impossibile, il sogno di tutti noi, cioè salvare la vita a Paolo Borsellino e ai ragazzi, a Emanuele Lori, ragazzi da questo. Questo grande desiderio che non è possibile realizzare, ma che nel loro spirito c'è come proposta di vita, come valore assoluto, loro l'hanno identificato in una proposta. E attenzione, tutto quello che hanno scritto è frutto di uno scambio di lettere, di simpatiche anche le riflessioni che hanno avuto con i parenti delle vittime e alle quali sono molto grata. Il copione infatti è dedicato alle vittime di Via D'Amelio, all'Antonino Bullo, è dedicato a Salvatore Borsellino, al PM Nino Di Matteo, al maresciallo Saverio Masi, al Luciano Traina e in sintesi, perché rappresentano queste persone per noi in tutto questo, alla verità e alla giustizia e al bene che queste persone sono per noi. Con tutto questo vi lascio all'amore dei nostri bambini per questa piazza.
noi. Senta, senta! E ora ve lo dimostrerò. Falcone e Postellino erano amici da sempre. Da bambini come noi giocavano a calcio nelle teste del quartiere calcio di Palermo. Giochi in generale di bambini, fiorisci da tutti. Mettere un po' indietro sul bambino perché thank you.
Andrebbero ricordati, perché hanno messo la loro vita nelle mani dello Stato. Alzati il microfono, alzati il microfono. Sono qua, ho 24 anni, tra un po' mi sposo, ho già la mia porta, nella mia casa, là, a Sesto. Voglio avere tanti figli, a me piacciono i bambini, per questo ho fatto le magistrali. Quando questo mio mi ha conosciuto, mi ha guardato con un sorriso e mi ha detto: e tu dovresti ascoltarmi, sono io che ti devo dare una risposta. Io, a questo giudice, voglio bene come un padre. E ora, anche se non sto molto bene, sono qui accanto a lui. Sono Castillo Padano, ho 41 anni. E anche qua sono rimasto vero, ma mi sono sposata da dopo. Mi dovevo andare a casa di Pinello, poi ho visto un uomo che non riusciva a tornare a casa. Stava arrivando e mi sono trovato con tutte le mie forze, tra le ronde e le ombre. L'ho afferrato lì e l'ho portato, sai, il fatto da mia madre. Chissà perché, ma quella persona mi portava con il principale, per questo per portare, sai, il fatto da mia madre.
sempre fatto, cioè la vita che avete. Siamo con questo proposito, già nel 1983. Che cosa c'era? I mafiosi sono i mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi sono al Parlamento, i mafiosi in questo momento sono vertici della nazione. Ma sei
perché ti sei lasciata fare le distanze e dalla... Thank you.
fatto di una belligeranza, una specie di cattivo sintomo. Lo dico di fatti. Ecco di fatti. Agosto 1989, assassino del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Giustizia! 23 maggio 1992, strage di Capaci, muoiono Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Palvillo e tre agenti, Vito Schifani, Rocco Cilio, Antonio Montinari, Paolo Capuzza, Angelo Corpo, il poliziotto Cerpello e Giuseppe Costanza erano con loro. 19 luglio 1992, strage di Venaveglio, vengono uccisi Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limulli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina, Antonino Bulbo e Ramico Loro. Giustizia! Farisce la giunta rossa in cui Borsellino annotava tutto e forse anche noi di chi ha voluto la morte sua e di Falcone. Giustizia! Nella notte del 26 e 27 maggio 1993 esplode un'autobomba in via degli Georgofili a Firenze. Muoiono Fabrizio Nelcioni, Angela Piume, Nadia Nelcioni, Caterina Nelcioni e Vero Capolicchio. Il 7 luglio 1993, prese di via Palestro, a Milano, muoiono i vigili del fuoco, Candela Catena, Sergio Pasotto e Stefano Lucerto. L'agente principale è Alessandro Ferrari e il marocchino Mustafir Kris. Giustizia! Ma se lo stato della legge, perché si arriva la morte?
volte per andare in piazza, ma qualcosa lo serve. Il dolce suono di testa che segue l'antico valzer. Bye.
vostro nome? Dite il vostro nome, Ina. Agli attori fategli dire il nome. Togli il microfono. Michael Bernese, Michele Michael Bernese, Giuseppe Luciano al tamburo. E poi tutta l'orchestra, sono tanti. Grazie, grazie.